Cari amici che ci seguite, Sandro Alessi, siamo tornati al Teatro Tordinona per uno spettacolo che parte proprio questa sera e sarà qui presente fino al 12 novembre. E chi ha parlato ve lo presento subito, è il regista dello spettacolo Marco Mattolini, che io saluto subito. Salve a tutti, venite a vederlo perché è uno spettacolo molto carino e parla di argomenti anche seri, cioè è difficile trovare uno spettacolo che parla in maniera leggera di problemi che ci riguardano tutti. Si chiama Il virus della verità ed è il sottotitolo del titolo che è shit, nel senso che è un virus che fa dire alle persone abbienti, ai ricchi, agli industriali la verità e quindi scatena un disastro, perché qui siamo in una radio privata, loro due sono i conduttori di questa radio, sono Leonardo Sbragia e Gaia Benassi, poi c'è Carlotta Tommasi e Pier Presolini, che fanno vari personaggi, no? Solo due sono i cosi, e poi loro si collegano questi vari personaggi, perché in tutto il mondo si scatena un bordello. Grazie. Io andrei a conoscere anche l'autore che abbiamo qui accanto e che è Claudio Forti. Ciao Claudio. Ciao. Allora, questo è un testo, tra l'altro, scritto un po' di tempo fa. Scritto molti anni fa. Esatto. Molti anni fa. E inizialmente si recitava in uno studio televisivo. Sì, e avevo immaginato uno studio televisivo, un'emittente americana nella quale si svolgeva questa non-stop, una lunga non-stop in cui si analizzava la situazione drammatica del mondo in preda a questo virus trasmesso attraverso le carte di credito che colpisce soltanto i ricchi e i potenti del mondo. Abbiamo cambiato ambientazione grazie alla collaborazione con Marco Mattolini, è venuto fuori un lavoro secondo me davvero interessante, per questo invito tutti gli ascoltatori a venire a vederci, perché secondo me è uno spettacolo che effettivamente, come diceva Marco, con leggerezza riesce a parlarci di argomenti anche abbastanza complessi, soprattutto di questi tempi in cui viviamo ancora lo strascico di una pandemia. Eh beh sì, il virus incombe su di noi, ma speriamo che passi prima. Io mi sposto a conoscere gli attori, accanto a me Pier Presolini. Ciao Pier, noi ci incontriamo molto spesso ultimamente, la cosa mi fa molto piacere. Voi siete gli ascoltatori, tu e aspetta, presentiamo anche subito Carlotta Tommasi. Ciao Carlotta. Ciao, buonasera. Allora, noi diamo vita ad alcuni personaggi che sono in collegamento con lo studio e rappresentano un po' le varie testimonianze del mondo colpito da questo strano virus. Comunque, io dico che anche su argomenti seri si può ridere e in una chiave grottesca e surreale questo spettacolo è veramente divertente. Noi siamo stati fermi, lo sapete, ormai più di un anno e abbiamo bisogno tanto di ridere, quindi venite a teatro e, come si dice in gergo, shit. Allora Pier, complimenti per questo cappellino, tra l'altro, sì, da pischello, che ti riporta molto indietro nel tempo. Io passo da Carlotta. Carlotta non si può vedere così, Pier. Diciamo che l'ho visto in forme peggiori, adesso in scena io non spoilero, però insomma diciamo che diamo vita a dei personaggi anche impegnativi dal punto di vista dell'immagine, non dirò altro. Senti, diciamo, parlaci un pochino di cosa fai in scena. Siamo un affaccio sul mondo in questa situazione da paradossale pandemia e quindi siamo veramente in collegamento, siamo inviati, siamo persone intervistate, siamo persone anche informate sui fatti, più o meno informate sui fatti, perché loro non sanno nulla, loro spesso sono anche un po' vittime di questi intermezzi nostri. Bene, quindi sicuramente un testo e diciamo anche una regia che porta al pubblico dei messaggi molto importanti, quindi si ride, è un problema serio, però c'è un pensiero sotto e dietro. No, perché io sostengo come Totò che i messaggi li portano i postini. Mettiamo in scena una situazione da cui
ognuno ricava quello che vuole. Io quando insomma, sono contento quando le persone escono e dicono ma cosa voleva dire? Non è senso che lui che sia arrivato, no, perché io detesto le cose. Appunto, se no uno manda dei biglietti, chiedo scusa per il messaggio, è un'interpretazione personale. Ma poi va benissimo, basta che ognuno esca fuori con la sua testa ancora attaccata al collo e va benissimo. Più o meno. Cioè, più o meno no, va bene. Perfetto. Se poi qualcuno vogliamo staccare, insomma, si vede che sono cercato. Per essere incontrato e cercato, è vero. Andiamo a conoccere i conduttori, allora. Leonardo Sbraggia, Leonardo, ciao. Leonardo, allora, colleghi, posso dire colleghi, non, anche noi siamo in radio. Ha un nome questa radio? Si chiama Radio 69, un numero programma. E comunque loro hanno fatto tutte le introduzioni molto profonde, devo dire, quindi mi permetto di essere un po' più cialtrone. Noi siamo due conduttori e siamo due conduttori cialtroni, ecco, che amano molto la loro propria radio e stanno insieme, sono sposati, io e lei nella finzione, purtroppo non nella realtà, non succede. Ci stiamo lavorando. Io tanto. E sappiamo che è arrivata una notizia di un virus, e piano piano ci colleghiamo con vari personaggi. Posso accennare qualcosa? Sì. Sì, lo posso fare, collega? Sì. Va, lo dico. C'è magari un politico, c'è un industriale, c'è chi altro c'è? C'è un eminente dottore che ci spiega come questo virus si è diffuso e si promulga tutti quanti. L'arcivescovo di Canterbury. C'è il personaggio della Chiesa. Ci sono vari personaggi, tutti quanti che vengono infettati da questo virus. E quindi noi piano piano ci rendiamo conto che la situazione non è tanto normale. Qualcosa di strano sta succedendo, ecco, e io sono quello diciamo più sano, purtroppo, e anche grazie al cielo, è vero che le donne poi sono di testa ecco qui, allora, Gaia Benassi, ciao Gaia. Ciao. Allora, come va praticamente la co-conduzione di questo programma? Ma va benissimo, siamo una coppia d'assalto, nessuno ci può fermare, a parte il virus. No, succede una cosa, durante questa lunghissima diretta, uno dei due, non dirò chi, verrà colpito dal virus, per cui l'andamento normale della trasmissione verrà un pochino compromesso. Siamo una coppia molto affiatata, famosa, di successo, e durante questa lunghissima diretta avvengono tante cose. Quindi si capiscono delle cose della coppia, del mondo esterno, parecchie cose. E non possiamo dire altro. No, e non possiamo dire altro perché sennò dovete venire qua per saperlo. Lo raccontiamo poi. È vero. Io ricordo Teatro Tordinona, fino al 12 novembre, il teatro qui è proprio di fronte al palazzaccio di Piazza Cavour, quindi a un'ora in cui venite è facile anche trovare parcheggio, quindi che volete di più qui a Roma? Per un processo, lo spettacolo si chiama Shit, il virus della verità, e vedremo un po' se riusciremo a scoprire tutte queste verità, almeno per il momento in cui uno viene contagiato dal virus, insomma, perché poi si ritorna normali. C'è un rimedio, però questo non lo possiamo mai dire. Esatto. Anche perché riguarda il titolo della commedia, che è Shit. Quindi avete capito che è vero. Allora, io ringrazio Leonardo Sbraggia, Gaia Benassi, Pier Bresolin, Carlotta Tommasi, e un saluto quindi a Claudio Forti, l'autore, e ringrazio anche e soprattutto Marco Mattolini. Grazie a te, grazie mille. Grazie. Venite tutti. Sandra Alessi, Radio Palcoscenico.